È davvero un piacere rivedere un grande amico, Filippo Agomeri Antonelli, Pippo per gli amici. Sì, sì. Pippo, come stai intanto? Bene, grazie. Adesso non sei in vacanza perché sei in pieno mercato. Assolutamente, comunque torno sempre a Pescara dove ho i familiari, ho la famiglia, quindi torno volentieri. Il sabato e la domenica, diciamo, è un giorno che... Certo. Sì, ci si riposa per ripartire poi il lunedì con il mercato, che in questo momento non bisogna sbagliare le scelte. Tra l'altro Monza ambizioso, inutile dirlo e sottolinearlo, alla corte di Berlusconi e Galliani hai già superato un esame che era arduo, no? Quello di conquistare la fiducia di due grandi del calcio, soprattutto Galliani, insomma hai rinnovato e prolungato il rapporto sino al 2020. Complimenti. Sì, grazie Massimo, per me è un'occasione unica e ho ringraziato personalmente anche pubblicamente il gruppo Fininvest, Berlusconi e Galliani, ho tanto da imparare, un master all'ennesima potenza, quindi è un'occasione da non farsi scappare. La manna, Sampirisi, Finotto sono tre colpi ormai già centrati. Finotto addirittura arriva, ma ci siamo. Il Monza vuole arrivare in Serie A in poco tempo. Intanto bisogna vincere la C. Sì, intanto bisogna vincere la C, che è un campionato dove ne vince una sola e ci sono tante realtà blasonate che spendono anche, fanno investimenti importanti per vincere la categoria. Il Monza sta facendo sia dal punto di vista del parco giocatori, ma anche per quello che riguarda il centro sportivo e lo stadio, dove sono stati investiti parecchi milioni. La proprietà vuole portare il Monza in Serie A e costruire una squadra forte nel tempo, questo è il diktat di Berlusconi, quindi bisogna vincere e cercare di farlo ogni giorno. Assolutamente, tra l'altro quest'anno ci siamo andati vicino, no? Poi ai playoff avete trovato la sorpresa imolese, davvero una bella squadra con un ottimo allenatore. Sì, un ottimo allenatore che tra l'altro, visto che è andato a Venezia, una squadra che ha giocato sulle ali dell'entusiasmo tutto l'anno. Il nostro rammarico è che è una squadra che nel girone di ritorno tra il quarto di Coppa Italia e le partite di campionato e il ritorno dei playoff abbiamo battuto 3 volte su 4. Questo è un po' il rammarico, però d'altronde siamo arrivati che dovevamo recuperare la classifica, siamo arrivati quinti e sia per la sconfitta anche in Coppa della finale all'ultimo minuto ci avrebbe permesso di essere una testa di serie e purtroppo con l'aggregato del risultato 1-3 siamo usciti. Eh sì, l'epilogo infausto con la Viterbese a cui alludevi poc'anzi. Parlando di te è come un cerchio che si chiude, perché tu a Monza hai fatto l'esordio in Serie B nel lontano 97-98. Assolutamente, sì, me lo ricordo, con Radice in panchina a Reggio Calabria. Povero Radice. Sì, tra l'altro lo ricordo molto volentieri perché mi chiamò e mi disse: dai, forza ragazzo, vai dentro. Mi fece esordire anche nei playoff contro il Brescello, che il Monza vinse per andare in Serie B, quindi è un ricordo fantastico, una squadra che comunque ho nel cuore perché da lì sono partito per i professionisti. Tra l'altro con te giocavano D'Aversa e Gatta. Sì, D'Aversa e Gatta qualche volta lo vedo, lo incontro, Roberto l'ho sentito, quando gli devo chiedere qualche giocatore ci sentiamo. No, è una... Monza è una realtà dove c'è, in quel periodo c'era anche Massimo Oddo, tanti ragazzi che sono venuti fuori, e quindi una realtà dove storicamente, che poi è anche questo è il volere di Berlusconi, nascono giocatori, nascono ragazzi che escono dal settore giovanile. A proposito, Gatta che fine ha fatto? Ma abita a Monza? Abita a Vimercate, è un paese vicino Monza, fa l'allenatore dei portieri, l'anno scorso era a Lecco, fra Carate, e gira nella zona della Brianza. La tua carriera, è anche giusto ricordare, in Abruzzo col Pescara nella stagione 2006-2007, sfortunata a dire il vero. In precedenza eri giovanissimo all'Aquila in C2. Sì, per me comunque sono state esperienze formative che rifarei in tutti i momenti. Purtroppo quella di Pescara
a volte bisogna scegliere le società nel momento giusto. In quel momento non era la scelta giusta per quanto riguarda la società, ma pazienza, è stata comunque una grandissima esperienza. Diciamo che sei arrivato al posto giusto nel momento sbagliato. Sì. In parole povere, ricordo la tua prodezza, ne hai fatti 3 di gol in quella stagione, un gran destro all'incrocio contro lo Spezia al 92esimo, sì, lo stadio sì. Picco. Sì, sì, un bellissimo gol. Anche quello in casa con il... Ma sono stati tutti e 3 belli quei gol. Peccato che, ripeto, la stagione poi conta il risultato sportivo della squadra, non è andata bene, però va bene così. Quando prendevi la mira, non ce n'era per nessuno. No, non esagerare. Sei tu quello che aveva che io ti sono venuto a vedere quando ero... E come no, vabbè. No, zio Luigi, che salutiamo, era mio compagno di squadra. Sì. Grande giocatore, tra l'altro. Ricordo un gol in rovesciata alla Rampigna. Meno male che l'hai ricordato tu e non l'ho detto io. Hai visto? Tempi andati, prima categoria, seconda, qualcosa del genere. Filippo, il Pescara, il mercato del Pescara. Sì. Abbiamo letto di una proposta del Monza nei giorni scorsi a Cristiano Del Grosso, che ci sta pensando, sì. Però sembra essersi raffreddata nelle ultime ore? Ah, adesso noi siamo addirittura d'arrivo lì con Anastasio, il terzino che comunque avevamo in prestito dal Napoli, e abbiamo trovato l'accordo con Napoli. La mia volontà era quella di inserire un difensore esperto come Del Grosso dietro. Chiaro che bisogna fare delle valutazioni, in questo momento lui è sotto contratto col Pescara, può essere che ci sia una trattativa che va in corso, come può essere che non si conclude. Vedremo nei prossimi giorni. Il Pescara ha ingaggiato Galano, notizia ufficiale, insomma un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, un po' incostante ma grande qualità. No, è un giocatore che l'anno scorso non è stato costante, ma l'anno scorso Foggia è stata una piazza difficile un po' per tutti, per i motivi societari e per la penalizzazione, quindi un giocatore di indiscussa qualità, un esterno che è un gran piede, che fa parecchi gol nel suo DNA, quindi un ottimo acquisto da parte del Pescara. E poi Cisco, un prospetto interessantissimo, classe 98, che tu conosci molto bene, contro il Pescara fece un gol pazzesco col mancino. Io ho pensato, è un sinistro naturale, invece? No, io ho visto spesso giocare a destra, gioca benissimo con il destro, per me è un destro. Lui utilizza entrambi i piedi, è un ragazzo che ho seguito nel Padova, che volevamo portare anche noi a Monza, dopo ebbe un'esplosione improvvisa, lo comprò il Sassuolo. L'anno scorso è andato in prestito per giocare 6 mesi all'Albissola, però un ragazzo che il Pescara fa un ottimo acquisto, un ragazzo che a me ricorda, lo dico, come movenze anche Rocco Pagano. Però niente male, niente male. Speriamo che sia così. Ti faccio l'ultima. Rapporto giornaliero con Gagliani. Ma Berlusconi che tipo è? Ah, Berlusconi, ho avuto il piacere di incontrarlo la prima volta che è venuto allo stadio a vedere contro la Triestina, il Monza contro la Triestina, ha voluto sapere tutto della squadra. Poi dopo successivamente ho fatto una cena con Gagliani e Brocchi direttamente da lui, dove sono state organizzato insomma quello che dovevamo fare. C'è stata una cena di Natale, chiaramente sappiamo, una persona che ha 1000 impegni, io lo vedo pochissimo, però il mio rapporto con Gagliani è quotidiano, tutti i giorni, lo sento anche 5-6 volte al giorno. Grande dirigente. Sì, grandissimo dirigente, mi sta dando tanto, 31 anni di Milan, ha vinto tutto e quindi per me è solo un motivo d'orgoglio stare al suo fianco. È un obiettivo quello di Filippo Antonelli di tornare magari un giorno a lavorare nel Pescara da direttore sportivo? Ma questi, sai, Pescara è la mia città, io è sempre una squadra per cui farei tanto e darei tutto. In questo momento ti dico, sono una realtà fantastica. Il mio obiettivo sinceramente è fare meglio di quello che ho fatto da calciatore, altrimenti non voglio perdere tempo, voglio fare le cose per bene. Se un domani mi dovessi trovare in Serie A insieme al Pescara sarei anche contento. Il fatto che il calcio è una giungla, io ti ricordo da bambino, sei sempre stato un bravo ragazzo, ti sei dovuto un po' adeguare. Sì, bisogna, ma d'altronde è tutto così, bisogna darsi da fare e non perdere tempo. Non bisogna perdere tempo, se no ti rubano la merenda. Grazie Filippo, è stato davvero un piacere, in bocca al lupo. Ciao a tutti.